Gentili telespettatori, giovedì 5 aprile 2018 all'Istituto IRSEC di Bova Marina si è tenuta un'assemblea pubblica dal tema La denigrazione mediatica degli organi di informazione nei confronti del territorio. Oggi abbiamo qui con noi due fra gli organizzatori dell'assemblea, il signor Leo Foti e il dottor Mimmo Romeo. Vediamo subito, entriamo subito nel merito andando a capire di che cosa si tratta, cosa ha riguardato nello specifico questa denigrazione del territorio. Noi abbiamo inteso fare questa assemblea dopo aver assistito alle trasmissioni televisive da parte della RAI Radio Televisione Italiana e da parte di Mediaset sui servizi che hanno mandato in onda in merito alla vicenda che purtroppo si è verificata in Slovacchia con l'uccisione del giornalista e della sua fidanzata. Un fatto doloroso, ma che abbiamo visto essere stati coinvolti alcuni nostri concittadini, che è ancora un fatto più amaro e doloroso perché sono persone di cui noi conosciamo. Fortunatamente sono stati dopo scarcerati per mancanza di indizi, però noi non entriamo nel merito della vicenda perché per questo ci sono gli organi competenti, la magistratura, le forze dell'ordine, la DIA e ritengo anche, essendo una cosa internazionale, i servizi segreti. Noi intendiamo difendere questo territorio dalla denigrazione che è stata fatta da parte degli organi televisivi, quindi come detto prima dalla RAI e da Mediaset, perché con le immagini che sono andate in onda, io ho detto questo, a volte non servono le parole per denigrare un territorio, ma bastano le immagini, facendo una considerazione, che se io fossi un turista intenzionato a venire a Bova Marina o nei paesi limitrofi, vedendo quelle immagini farei un pensiero diverso, dicendo: ma io, passatemi il termine, ma io che cazzo vado a fare a Bova Marina quando sono tutti mafiosi? Che cazzo vado a fare a Condofuria, Palizzi, Brancaleone, San Luca, che è stato additato anche, voglio dire, come il centro della mafia calabrese, dell''ndrangheta calabrese. Quindi questa è una denigrazione bella e buona fatta ad arte, perché altrimenti non sarebbe stato necessario mandare in onda quei servizi, sarebbe bastato fare il loro lavoro, e io dico: gli organi di informazione hanno il diritto di fare informazione, ma che la facciano in modo corretto, senza strumentalizzazione, senza niente, perché quest'area, la nostra area, che è la più denigrata, la più maltrattata, la più bistrattata della fascia ionica e dell'Italia intera, quindi debba essere accomunata tutta allo stesso modo. Noi riteniamo che qua ci sono forze produttive, persone rispettose delle leggi, che pagano le tasse, che producono benessere, altrimenti qua, voglio dire, questo territorio sarebbe in mano agli zingari, con tutto il rispetto, ma non in senso negativo per queste persone. Zingari, forse ho detto anche troppo, ma non senza offendere queste persone. Se la nostra area produce, paga le tasse, ci sono strutture ricettive, ci sono tutto quello che ci può essere per quanto riguarda la ricettività, le forniture, voglio dire, abbigliamento, calzaturiero, alimentaristico. E tutto quello che riguarda la parte sana non debba essere continuamente accomunata allo stesso modo a quello che riguarda la parte negativa. Noi non siamo competenti di indagare, non ci tocca, non ci compete, per cui non ritengo che dobbiamo continuamente essere oggetto e soggetti additati tutti allo stesso modo. Sì, se
Volete andiamo nello specifico, cioè a vedere che cosa, quali sono stati il contenuto degli interventi dei vari sindaci e che cosa si è proposto appunto per fare questa, questa distinzione, no? Tra la gente onesta che vive onestamente e la gente che purtroppo cade nel, nell'errore. Dunque, abbiamo avuto la presenza di 4 sindaci del comprensorio. Io avevo invitato tutti i sindaci, compreso i commissari del comune di Brancaleone, di Bova Marina, e mandando una mail di invito sulla PEC del comune di San Luca, del cui non sono riuscito a contattare personalmente. Quindi sono stati presenti il sindaco di Bova, Santo Casile, il sindaco di Africo, Bruzzaniti, il sindaco di Melito, Peppe Meduri, e Pierpaolo Zavettieri, sindaco di Rovuti, i quali hanno fatto il loro intervento, quindi ponendo la questione proprio sull'attenzione sul fatto che si continua ad essere discriminati proprio per fatti delittuosi che purtroppo si verificano, ma che non riguardano la comunità intera, quella comunità sana. Quindi possiamo dire che ogni sintomatologia che c'è in un territorio va, per essere capita, va intercalata nel contesto, altrimenti appunto si tenderebbe a fare di tutta l'erba un fascio e a coinvolgere anche coloro che sono innocenti. Il contesto, ecco, questo contesto, quali colpe ha questo contesto? Se vogliamo fare un'autocritica, quali responsabilità ci sono anche nei confronti degli atteggiamenti criminosi? Non si può negare che ci sono criticità nel territorio, questo è innegabile, però queste criticità che noi, voglio dire, possiamo dire di vivere nella nostra vita quotidiana, però che non tocca a noi individuarle e colpevolizzarle o assolvere, quindi questo è compito degli organi competenti. Io adesso mi sfugge quello che volevo dire. Diciamo sul da farsi, che cosa è stato deciso? Sul da farsi, che comunque bisogna iniziare a difendersi, a partire dai giovani che dovrebbero essere i primi a mettersi sulle spalle le responsabilità che gli competono in quanto cittadini e futuri amministratori o futuri operatori commerciali, voglio dire, tutto quello che concerne poi il tessuto sociale, quel tessuto sociale che riteniamo è, pensiamo di, debba essere sempre quel tessuto sociale pulito è sano, ecco. Quindi io nel mio colloquio con i due commissari del comune di Bova Marina, nel colloquio ho fatto una considerazione nel momento in cui mi diceva uno dei due commissari, che mi sfuggono i nomi, che il caso che si è verificato in Slovacchia è simile a quello che si è verificato ad Avetrana. Io ho detto no, dottore, non è la stessa cosa, perché quello è un fatto successo in un paese, di cui è chiaro che in un paese questo è successo in Slovacchia, non meno grave, non meno grave, che però non può essere paragonato. E feci un esempio. Io ho detto, dottore, a Bova Marina siamo 4.200 residenti, abitanti forse siamo 3.600, forse neanche. Questi ragazzi, queste persone, per l'età mia e per l'età e per le persone che hanno la mia età e anche qualche anno in più, le abbiamo viste crescere. Quante volte ci siamo trovati al bar e ci hanno offerto il caffè, e quante volte noi abbiamo offerto loro il caffè? Poi ognuno di noi, se prendiamo la nostra strada, ognuno di noi siamo responsabili della strada che prendiamo, quindi non possiamo noi permetterci di giudicare. Ognuno si prende le proprie responsabilità e fa quello che ritiene più opportuno fare, assumendosi, come detto prima, qualsiasi tipo di responsabilità.
Sì, evidentemente la cultura mitteleuropea della borghesia, no, che si è venuta a costituire ha fatto sì infatti in modo di individuare il male come un male assoluto a cui non c'è rimedio, invece come giustamente ci fa osservare il signor Leo Foti, ogni essere umano deve fare un percorso di crescita personale, essere responsabile delle proprie azioni, quindi non bisogna criminalizzare tutti. E la stampa dovrebbe essere più onesta, più coscienziosa a non vendersi al signorotto di turno per fare gli interessi del potere. Vorrei fare una considerazione con il dottore Mimmo Romeo, commercialista, in quanto l'economia, si sa, è poi la base di quello che è il vissuto sociale, il vissuto di tutti i giorni. Un suggerimento, un consiglio per farla girare un pochettino meglio in questa terra e per avere un'economia, diciamo, un'economia pulita, un'economia a favore dei giovani. Grazie. Se avessi la soluzione, si immagini. Però resta il fatto che si nota, soprattutto la crisi generale c'è, ma poi gli ultimi eventi sul territorio, il territorio che viene ogni giorno discriminato, ogni giorno viene buttato fango, eccetera, sicuramente non si riuscirà mai ad uscire. Tenga conto che la vita media di un'azienda è di 2 anni, nemmeno, e lasciano strascichi enormi, debiti e via dicendo, non ce la fanno. L'accesso al credito neanche si parla più di accesso al credito, i finanziamenti ormai non esiste più neanche il fondo perduto, esiste soltanto un marginale fondo perduto che sicuramente non aiuta. Io in più di un convegno ho detto che molti bandi sono nati solo per le imprese che sono strutturalmente solide, quindi solo, permettetemi il termine, per chi ha soldi. I giovani sì, ci sono tante iniziative che permettono dei finanziamenti a tasso agevolato, permettono dei finanziamenti con un minimo, con un massimo del 30% a fondo perduto, delle assunzioni agevolate, però se non si hanno le spalle coperte non si va in nessun posto, perché la banca ti gira le spalle, vuole la fideiussione, eccetera eccetera. I progetti si devono iscrivere, quindi un minimo di fondo speso lo deve avere per poter intraprendere l'iniziativa. E poi, se notate, c'è uno spopolamento della fascia attiva, cioè dai 15 ai 60 anni, spaventosa. Cioè, siamo rimasti ormai solo persone che dal punto di vista dell'attività lavorativa abbiamo ormai una fascia alta. Tutte le persone che potrebbero dare una grossa mano purtroppo sono state soggette a questo fenomeno, quindi sono andati via, è riniziata l'immigrazione e quant'altro. Altro fenomeno ancora che si affianca all'immigrazione lavorativa è l'immigrazione universitaria. Ormai l'80% va fuori, mentre prima, cioè, ricordo quando andavamo all'università, l'80%, il 90% restava tra Calabria e Sicilia. E quindi sono risorse che vanno via a favore sempre delle città, diciamo, del centro-nord. Quindi con questo panorama io non lo so. C'è, mi dispiace, un'agenzia di sviluppo che si fa chiamare agenzia di sviluppo, con cui ho lavorato 20 anni quasi, che è il Galla Regrecanica, che sul progetto, sulla progettazione 2013-2020 è ferma al palo, non ha emesso i bandi, non si capisce bene perché, il consiglio d'amministrazione è fermo, e nessuno dà una spiegazione di tutto questo. Mi dispiace per la polemica, ma è un'agenzia, si definisce agenzia di sviluppo, però è ferma. Io ci ho lavorato, anzi, ringrazio tutti quelli che abbiamo collaborato insieme, però è ferma. Non sono usciti i bandi per quanto riguarda la selezione delle imprese, per quanto riguarda la struttura tecnica, cioè un consiglio di amministrazione che mi dicono sia fermo. Quindi a questo punto c'è, cioè, le agenzie di sviluppo sono ferme. I ragazzi ormai non hanno più stimoli, chi rimane non ha più stimoli, quindi la situazione del tessuto è proprio disastrosa, disastrosa. Ci sono punte di disoccupazione che arrivano al 40%, quindi grazie. Sì, niente, per concludere una sollecitazione proprio ai giovani che devono essere i protagonisti del cambiamento. Se la politica e le istituzioni non fanno la loro parte, chi deve essere protagonista e che cosa deve mettere in atto per attuare il cambiamento? Mimmo Romeo e poi Leo Foti. No,
lo ripeto, bastavano che si rimettesse in moto anche queste agenzie di sviluppo, con la collaborazione di noi professionisti, che siamo un po', diciamo, non siamo molto coesi, anche se voglio dire ci accorda eccetera, però poi quando si arriva ai fatti di andare a fare un convegno su le misure che possono interessare i giovani, ma anche le imprese già in attività, cioè le cosiddette imprese esistenti, le start-up eccetera, a quel punto ci si perde tutti, perché ognuno poi pensa che l'altro lo freghi o viceversa. Qui ci stiamo limitando soltanto a fare delle manifestazioni, secondo me, che potrebbero andare in secondo luogo, perché mi va bene tutta la tipicità dei prodotti, mi va bene tutto, però qua manca una cosa fondamentale, manca l'impiego, manca l'occupazione. Quindi tutto il resto, sì, per carità, questo è orgoglio del territorio, perché voglio aggiungere velocemente, è orgoglio del territorio tutta la tipicità, sia artistica tradizionale, sia dell'artigianato, sia dell'alimentare, eccetera. Però e inviterei proprio gli organi che hanno fatto i servizi, tra virgolette servizi, a venire adesso a vedere le eccellenze, le particolarità. Anche perché i servizi ormai loro ce l'hanno già pronti. Quando, secondo me, quando accade un avvenimento del genere, mi auguro mai più, loro ormai hanno le immagini del repertorio, che da quello che ho visto, che ho notato, risalgono almeno 10 anni fa. Quindi iniziano da San Luca dicendo e fanno quel panorama che ormai è vecchio di 10 anni e arrivano fino a Lazzaro con lo stesso panorama. Magari mi mandano 2 operatori e mi prendono le tabelle di Bova Marina. Perché non fanno un giro adesso a vedere che cosa c'è? Bova, uno dei borghi più belli, ma anche le altre città marittime. Per carità, però funziona in questo modo. Cioè, non vedono l'ora di dire non servite, non siete lavoratori, siete fannulloni, siete questo, siete quello. Quindi ci si deve forse coordinare un po' di più attraverso anche la conferenza dei sindaci, che è ferma anche, non si sa bene perché. Oddio, abbiamo i problemi anche dei comuni sciolti e via dicendo. Però penso che ci vuole un po' di coesione e di qualcuno che coordini un po' tutto. Grazie. Per Leo Foti invece, ecco, sosteneva Mimmo Romeo che il linguaggio, no, è importante, un linguaggio che non sia un linguaggio critico in maniera destrutturante, ma un linguaggio costruttivo, comprensivo, integrativo dei bisogni di tutti. Cosa ne pensa lei? Allora, io in effetti confermo quello che ha detto Mimmo Romeo e lo condivido. Io aggiungerei, per quanto riguarda i giovani, che vedo una assuefazione e non partecipano alla vita politica, sociale, almeno per quello che riguarda Bova Marina, ma credo che i paesi limitrofi e il comprensorio si trovano tutti con lo stesso problema e con la stessa indifferenza. Ritengo che comunque c'è un malessere all'interno delle famiglie, che non si riesce a trasmettere ai figli quei valori sani e quell'interesse ad essere partecipi, ad essere presenti nella vita, come detto prima, politica, sociale, quotidiana, che riguarda ognuno di noi. Quindi, per quanto riguarda i media, volevo dire una cosa, che ci hanno accomunato tutti come questa fascia, partendo da San Luca, le immagini che la RAI ha mandato in onda, RAI e Mediaset, perché continuo a sostenere queste due, RAI e Mediaset sono partite da San Luca con riprese che hanno fatto vedere poi fino a Lazzaro, da Lazzaro a Palizzi e andando avanti, ma l'invasione che c'è stata dei giornalisti a Bova Marina, come se fossero le api in cerca del miele, per carpire delle notizie a persone che magari non volevano esprimersi, non sapevano cosa dire, perché un fatto doloroso, voglio dire, per chi ha una certa sensibilità è sempre un fatto doloroso e quindi viene colpito nell'animo, perché si può pensare che in Slovacchia alle due famiglie i loro figli non glieli può restituire nessuno, quindi la cosa più amara, come detto prima, è che purtroppo sono stati coinvolti i giovani del nostro paese. Io, proprio per contestare questo a RAI e Mediaset, abbiamo mandato una lettera. Giovani solo indagati. Sì, giovani solo indagati, che poi sono stati
sono stati arrestati, sono stati scarcerati per quanto riguarda la mancanza di indizi, e sono stati scarcerati. Non compete a noi, come ho detto prima, l'indagine sulla colpevolezza o sull'essere innocenti, compete agli organi competenti. Quindi io volevo, noi abbiamo mandato una nota di contestazione a Rai e a Mediaset sulle loro mail, quindi sì, ci terrei a leggerla proprio. In riferimento ai servizi radiotelevisivi trasmessi dalla vostra azienda sui recenti fatti slovacchi, come sovente accade quando si parla dell'ndrangheta calabrese, una intera comunità viene accomunata a un fenomeno in base ad una valutazione superficiale. Dopo i recenti fatti slovacchi è iniziata una soffusa campagna denigratoria nei confronti dei calabresi residenti nelle terre di origine dei principali indagati. Non possiamo condividere titoli ad effetto né alcuna generalizzazione che riteniamo altamente lesiva per tutta la comunità calabrese. Ci si augura pertanto che la stessa attenzione venga riservata al fine di riscattare l'immagine della nostra terra calabrese, dando giusto rilievo ai valori sani. L'azienda medesima è invitata a partecipare anche a mezzo nota all'incontro che si terrà il giovedì 5 aprile 2018 alle ore 18 presso l'istituto IRSEC di Bova Marina. Gli organizzatori: Foti Leone, Romeo Domenico, Orlando Francesco. Quindi non abbiamo, ad oggi non abbiamo avuto nessuna notizia, vuol dire che la sensibilità sia della RAI sia di Mediaset è così alta che non considera minimamente una nota di contestazione a rispondere in qualsiasi modo. Io ho aggiunto il mio cellulare, però credo che loro, se dovessero rispondere, lo farebbero via telematica. Quindi ad oggi non abbiamo avuto nessuna, questa è la loro sensibilità, a loro interessa solo, per quello, per come ho capito io, denigrare comunque e sempre per un qualsiasi fatto un territorio, perché ci sono stati altri eventi dolorosi in altre zone d'Italia, ma visto il servizio confinato in quella fascia, in quel settore, e basta, non hanno discriminato territori, non hanno discriminato persone, non hanno equalizzato fenomeni ad altri fenomeni, quindi hanno fatto semplicemente, e come ritengo che fosse giusto, solo il servizio per il fatto che si è verificato, mentre da noi no, da noi c'è, e quello che hanno fatto lo abbiamo visto, c'è questo senso di denigrazione, di offendere nella dignità e la nostra, tutti noi. E io mi sono sentito offeso, e perché ritengo che noi abbiamo il diritto al rispetto personale, al rispetto per chi lavora, al rispetto per tutti, perché non siamo una massa di 'ndranghetisti, siamo delle persone civili, siamo delle persone operose, siamo persone rispettose delle leggi, siamo persone che paghiamo le tasse, che viviamo il territorio. Ripeto, se ci sono criticità, che sappiamo che ci sono, non siamo noi a dover indagare, ci sono gli organi competenti. Noi ci siamo sentiti offesi in questo modo dagli organi di informazione, per cui abbiamo inteso e abbiamo avuto il sostegno da tantissime persone che, parlando, perché è nata così l'iniziativa, dopo i fatti, andando a prendere un caffè al bar o trovandoci per strada, si parlava di quell'evento, di quella dolorosa situazione, ed è nata, è partita così dentro di noi, parlando poi in modo più stretto e più intenso con gli altri, abbiamo deciso di fare questa iniziativa. Quindi penso che è il nostro dovere, che dobbiamo iniziare a ribellarci all'offesa, agli insulti, perché anche questi sono insulti, magari detti in modo diverso, ma sono comunque insulti per un'intera comunità che merita rispetto.